volta aver creato il tuo account, accedi alla pagina del tuo profilo. Clicca il tasto Create, crea. Possiamo fare l'upload di un'immagine al PC, ma anche da un URL. Cominciamo a linkare. Ogni oggetto digitale che si trova nel web ha un suo link. In questo caso abbiamo trovato un'immagine, clicchiamo con il tasto destro e copiamo l'indirizzo dell'immagine. Incolliamo il link che abbiamo recuperato e diamo l'invia. Diamo un titolo alla nostra immagine e iniziamo a taggare, ovvero ad inserire delle connessioni fra vari contenuti che desideriamo condividere. Copio il link dell'immagine di uno dei libri più significativi per la mia carriera da docente. Notate che ho aperto due finestrelle e adesso è il momento di inserire il link. Clicco sull'immagine, inserisco in alto il link. Posso anche decidere la modalità di visione. Siamo arrivati al momento della decisione della modalità di come visualizzare il nostro contenuto e possiamo inserire un testo se vogliamo. Salviamo il nostro tag e andiamo in cerca di un video da inserire. Per incorporare un video YouTube nella nostra immagine andiamo nella pagina di YouTube, clicchiamo su condividi, share e copiamo il link. Torniamo nella nostra immagine, clicchiamo un'altra volta, inseriamo il link e automaticamente viene visualizzato la modalità di visualizza video. Potrei anche decidere di visualizzare soltanto il testo. Posso decidere di scrivere un testo sotto e di nuovo salvo il mio link. Salviamo nuovamente il nostro tag e inseriamo adesso un sito. Vado nel mio blog, copio il link. Vedete che automaticamente appaiono le informazioni del sito. Possiamo cambiare queste informazioni, come possiamo pure cambiare il testo del tasto. Dal momento in cui desideriamo condividere le nostre immagini, controlliamo nei settings se è abilitato la condivisione. Abbiamo altre due opzioni, non è in elenco o privato. Salviamo la nostra immagine e adesso per volerlo condividere, clicchiamo il tasto condivido e copiamo il nostro link. Come si dice, si impara giocando, quindi potete provare a creare un primo think link creando un digiselfie raccontando qualcosa di voi. Buon divertimento!